Dark Souls 2 è il dolore, ma è anche il piacere del dolore. Citando gli Squallor, che di dolore e di piacere se ne intendevano, mi doleva ma mi piaceva, diceva Cerruti in Carceri d'Oro, si riesce a capire perfettamente l'essenza di Dark Souls 2 e in generale della serie Souls di From Software, di cui questo è un esaltante capitolo, assolutamente in linea con la filosofia della serie e in grado di non limitarsi a sfruttare il successo precedentemente ottenuto con Demon's Souls e Dark Souls. Dark Souls 2, infatti, si sforza di limare e perfezionare ulteriormente una formula che già aveva fatto passi da gigante dal punto di vista strutturale nel passaggio da Demon's Souls al primo Dark Souls. La sensazione di open world che avevamo guadagnato con Dark Souls è fortemente presente anche in Dark Souls 2 e non risente degli spostamenti veloci tra i falò, una possibilità che nel primo Dark Souls potevamo guadagnare solo nelle fasi molto avanzate del gioco. Qui è disponibile fin dall'inizio ed è una delle prime dimostrazioni di come From Software si sia sforzata di rendere questo capitolo più accessibile anche ai meno esperti, cercando di non snaturarne la filosofia di base. Una delle paure degli appassionati, infatti, è che questo seguito diventasse più facile, perdendo quella che è stata la caratteristica principale dei suoi predecessori. Assolutamente, per fortuna, non è così. Fondamentalmente, il livello di sfida in Dark Souls 2 rimane quello a cui la serie ci ha abituati, ma le cose sono più chiare. Ci sono alcune differenze con gli altri giochi della serie. L'interfaccia è molto migliorata, sia esteticamente sia dal punto di vista dell'utilizzabilità. È ora possibile tenere a portata tre armi, o scudi o catalizzatori, per ogni mano e infilare alle dita ben quattro anelli contemporaneamente. Non si livella più ai falò, ma, come succedeva in Demon's Souls, per livellare è necessario parlare con uno specifico personaggio che troviamo a Majula. Un posto che è una via di mezzo tra il santuario del legame di fuoco visto in Dark Souls e il Nexus di Demon's Souls. Diverso anche il meccanismo di potenziamento della fiaschetta Estus, a cui ora è possibile aggiungere una carica per volta, non 5, ogni volta che si rintraccia un frammento di Estus e lo si consegna all'araldo. L'energia vitale, a seconda che si sia vivi o non morti, si comporta in un modo inedito che in parte richiama quanto già visto in Demon's Souls. Ogni volta che si muore, la barra vitale scende di una piccola percentuale, fino ad arrivare a metà vita. Con anelli appositi è possibile ridurre il quantitativo di vita persa nel passaggio da umano a non morto. Ma la differenza più grossa con il passato è apparentemente quasi clamorosa. I mostri normali, i nemici che popolano le zone di Dark Souls 2, hanno un numero limitato di respawn. Dopo una decina o una quindicina di volte che vengono uccisi, non respawnano più. È possibile, teoricamente, rendere deserto tutto il mondo di Dranglake, che fa da sfondo alle vicende del gioco. Questo è uno degli elementi più significativi del nuovo bilanciamento di Dark Souls 2, che impedisce un farming infinito, ma non evita comunque di livellare gestendo con saggezza le uccisioni dei mostri. Con saggezza, sì, perché in Dark Souls 2 le anime perse morendo, davvero potrebbero essere irrecuperabili. Al di là di queste differenze, comunque, il gameplay ha lo stesso identico sapore di quello che i fan hanno amato nei due action RPG precedenti. Il combattimento è molto fisico, il dolore e lo sforzo si sentono attraverso una serie di accorgimenti tecnici e di design che vanno a costituire una ricetta quasi magica. Animazioni, vibrazioni del controller, tempi e ritmi degli attacchi e delle parate dipendenti da una serie di statistiche ben equilibrate, tutto in Dark Souls 2, come nel resto della serie, contribuisce a rendere vissuta, sofferta ogni piccola battaglia e, di conseguenza, dal valore quasi inestimabile, ogni piccola conquista. Questa stessa filosofia è anche alla base di un level design sempre sopraffino. Il gioco forse cede qualcosa al suo diretto predecessore in termini di ispirazione globale. Del resto, Dark Souls è una pietra miliare difficilmente eguagliabile per valore assoluto. Ma comunque i livelli di Dark Souls 2 sono pieni di quella maestria che i designer di From Software hanno dimostrato già almeno due volte. Segreti a non finire, scorciatoie che si sbloccano in modi spesso imprevedibili ma sempre logici, livelli davvero architettati in modo sublime.
Dal punto di vista dei contenuti e della longevità, Dark Souls 2 non è secondo a nessuno, neanche al suo enorme predecessore. Ebbene sì, gli sviluppatori avevano dichiarato che, come estensione geografica, Dranglake sarebbe stata bene o male equiparabile a Lordran, il mondo del primo Dark Souls, ma con una densità di contenuti ancora maggiore. Non ho contato i chilometri quadrati dei due territori, ma se la differenza è solo nella densità di contenuti, beh, allora si sente come. In effetti, comunque, come numero di zone da esplorare e boss da affrontare, Dark Souls 2 è praticamente infinito e l'esplorazione e il progresso nel gioco, così come le storie dei vari personaggi non giocanti, sono in questo episodio molto più gestibili grazie al già citato sforzo da parte di From Software di rendere il gioco più chiaro e accessibile, pur mantenendo comunque quel tipico alone di mistero che circonda un po' tutta la serie. I boss sono tanti e molti sono in grado di far sudare ben più delle proverbiali sette camicie. Non tutti sono ispiratissimi e quelli che si incontrano inizialmente sembrano far pensare anche a una varietà non proprio eccezionale, ma come spesso succede con la serie Souls, le cose cambiano man mano che si va avanti nel gioco e anche la varietà dei boss viene a galla. Come livello di sfida, comunque, i fan saranno sicuramente soddisfatti. Dal punto di vista tecnico è stato fatto qualche passo avanti rispetto ai precedenti episodi della serie, soprattutto dal punto di vista dell'illuminazione, molto curata in alcuni frangenti. Ma non ci si aspetti miracoli dalla versione per console, la versione PC in arrivo il mese prossimo potrebbe offrirci qualcosa in più da questo punto di vista. Di zone molto belle da vedere, in ogni caso ce ne sono e come. Soprattutto in Dark Souls 2 si crea un legame così profondo tra il giocatore e il mondo di gioco che la grafica passa davvero in secondo piano. Giudicare la grafica di un gioco, infatti, è molto più facile se si mantiene un certo distacco. Il giocatore seduto sul divano, il gioco nello schermo. Con Dark Souls 2 non è così. Vuoi per la difficoltà che richiede concentrazione, vuoi per quella sensazione impareggiabile di avventura che questa serie è in grado di offrire, vuoi per la soddisfazione di aver raggiunto una nuova zona e il senso di meraviglia che si prova in seguito a una nuova scoperta, il giocatore entra a far parte di Dranglake, ne impara a memoria le strade e ne conosce ogni segreto. E allora il punto non è più la qualità della texture, perché quella non è una texture. Quello è un albero attorno a cui girare per evitare gli attacchi di un nemico. Quella è una botola che nasconde forse un'intera zona da esplorare. E soprattutto quella è... Oh, chi l'ha vista la texture? Dark Souls 2 migliora il suo predecessore in molti aspetti e riesce anche a sfiorarne l'epicità. È un degnissimo episodio della serie, nonché, insieme ai suoi predecessori, uno dei migliori prodotti di questa generazione, e forse anche uno dei migliori giochi di tutti i tempi. Sarebbe da sconsigliare, forse, a chi non ha voglia di una sfida impegnativa, ma no. Il consiglio è assolutamente di provarci e riprovarci, perché è vero, questo è un gioco molto punitivo che, se preso male, può risultare addirittura stressante, ma il grado di soddisfazione e il modo in cui riesce a far immergere nel suo mondo sono impareggiabili. Mi doleva, ma mi piaceva.